Buongiorno a tutti i nostri amici e le nostre amiche, eccoci in una nuova puntata di City Report. Dove vi abbiamo portato oggi? Adesso siamo in via Barilli, ma dopo saremo in via Nera. Siamo insieme all'amico Benedetto. Ciao Benedetto. Salve, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Ecco, perché siamo qui davanti a questa RSA? Adesso vi spiegherà lui bene i motivi, le immagini vi dimostreranno insomma quello che c'è intorno a questa situazione, quello che c'è dentro questa situazione, ma soprattutto quello che queste persone che sono regolari, cittadini onesti, devono sopportare per le mancanze di queste persone che sono all'interno e che dirigono queste strutture, che sono comunque strutture, vi ricordo, RSA comunali, quindi del Comune di Milano. Benedetto, raccontaci un po' cosa hai visto. In effetti nell'ingresso di andare avanti qua ci sono dei cassonetti che insomma depurtano sia il visivo, sia il sanitario, l'igienicità, insomma tutto di più. L'immagine vi daranno voi il capire della situazione. Ecco, ti faccio una domanda al volo, poi andiamo chiaramente a vedere tutti, così i nostri amici potranno vedere questa situazione. Non sentirete gli odori e siete fortunati. Tu da quanto tempo è che stai vivendo questa situazione e cosa hai fatto fino ad oggi che siamo arrivati noi, Tullio e City Report, per questa cosa? Allora, a parte che abbiamo messo dell'insieme delle firme, ma è tutto inutile, non abbiamo fatto niente. Insomma, abbiamo chiesto l'aiuto a qualcuno, ma nemmeno da fare. Niente, chiediamo aiuto a voi, poi insomma in modo a Tullio e gli altri persone che ci rappresentano, sì, di portare avanti questa situazione e di dare almeno un certa responsabilità a livello sanitario, perché ci giocano i bambini, insomma c'è del purito proprio, purito. Questo è il quanto, insomma. Credo che per ora vada benissimo così, andiamo a vedere, seguiteci. Ed eccoci, siamo all'interno del cortile di Via Nera 7, siamo qui in questo luogo dove i cittadini ci hanno segnalato questa problematica dovuta allo scarico di immondizie, alla puzza, agli odori, le mosche, tutto quello che si trova quando c'è una pattumiera all'aperto dove la gente vive, dove la gente porta i propri bambini a giocare, eccetera. Abbiamo qui una rappresentanza di un po' di cittadini che purtroppo subiscono questa situazione. Partiamo col nostro amico Benny. Vabbè, comunque niente, abbiamo già detto prima, le immagini parlano da solo. Ci sono bambini che ci giocano, bambini che insomma di tutto e di più, gli odori che si sentono, all'interno dei cassettoni c'è di più, c'è un'asla che praticamente smaltisce sacchi neri, cose varie, insomma. Poi ci sono altri coinquilini che vorrebbero dire la loro, tipo il microfono. A lei, prego. Ecco, vieni pure. Lui è un altro inquilino, mi hai raccontato prima una cosa, diciamolo al sindaco, alle autorità, chi ci segue, cosa è successo al tuo bambino? Io ho tre figli che giocano spesso qua fuori e quindi io ho il piccolino che sarebbe questo bambino qua, piccolo, che praticamente una volta è caduto qua e si è tagliato la mano. Io non so, il vetro per terra qua, cioè, sono dei bottiglie di vetro qua rotte per terra e qua è un posto per far giocare meno un po' i bambini perché... In casa non puoi tenerli, ci sono tre bambini, non ce la fai mai a tenerli e quindi io lo faccio scendere giù quel due ore per sfogarsi un po', non si può vedere tutte queste qua, questa pattumiera che c'è in giro dappertutto. Ma l'estate, scusami, come l'hai passata col caldo, con i cassonetti al sole? Ok, in estate praticamente respiriamo tutto questo odore in casa praticamente, non... Se una persona che non ne ha per andare a portare i suoi figli in giro e vuole stare in cortile, i suoi figli vogliono stare in cortile, hanno il diritto di stare. Paghiamo per avere un ambiente pulito. Questo che chiediamo. Ti ringrazio. Grazie. Passo al prossimo cittadino aggiungendo una cosa, che qui comunque i cittadini regolari delle case Aller hanno l'isola ecologica fatta nelle cantine, la vedremo dopo, non si capisce come mai ci sia sto fuori norma che comunque nuoce alla salute pubblica di tutti quelli che vivono qui. Cos'è, una questione di comodità, una questione di lavori che non sono fatti? Nelle prossimi giorni avremo sicuramente una risposta, vi informeremo. Intanto continuiamo a sentire quali sono i disagi che accadono per questa cosa. Tu, dimmi. Buongiorno. Allora, il problema è uno, io abito proprio là di fronte e giustamente è impossibile rimanere come dicevano gli altri. Uno. Due, una struttura nuova di 5 anni a vedere una cosa del genere, penso che la cornice parla da sola, perché la cornice alla fine parla da sola. Ognuno c'è il proprio locale spazzatura qua, sia dalla parte di qua, sia dalla parte di là, sia dalla parte di là. Se ognuno prenderebbe la propria roba e la butterebbe negli angoli apposti, questa roba qua non ci sarebbe. Ecco qua, tutto questo, perché...
Diciamo che la mancanza dell'isola ecologica porta poi delle persone un po' incivili, forse molto incivili, a non utilizzare le isole ecologiche fatte, costruite a norma, apposta per non creare problemi, ma a buttare i sacchetti qui. Un po' vi ricordate la teoria di Giuliani del vetro rotto sulla macchina che poi diventa eccetera? Ecco, qui si sta realizzando in pieno. Qua dentro e vede questa roba e dice ma dove siamo? Dove siamo è vero, basta vedere tutto quanto, cioè, ripeto. Tra l'altro la cosa che stupisce è che questa sia una struttura pubblica, cioè, una struttura quindi pubblica, comunale, vi ricordo una RSA che dovrebbe seguire delle regole, che ha dei soldini appunto anche per seguire le leggi e per il suo mantenimento. La loro cosa, la loro struttura ce l'hanno per poterli portare giù, solo che per quello che mi risulta li verrebbe troppo scomodo attirarli fuori dalle proprie strutture, perché quelle soprattutto, perché le loro strutture essendo giù sono pesanti da tirarli su e allora loro li viene più comodo lasciarli qua. Ti aggiungo io una cosa, allora, in altre strutture simili, dove però seguono le regole, per non far fatica, ci sono come nei camion dell'AMSA, dei montacarichi che tirano e portano. Ci sono i detti vermicelli che prendono. Vuol dire che qui il lavoro è stato fatto molto, vabbè, a economia, chiamiamolo così. Ecco. Questo è un altro cittadino, come vedete fa fatica ma è venuto fuori. Io abito qui da 35 anni, in queste case qui, in questa zona qua. Il discorso è questo, che non si è parlato a livello anche di topi, scarafaggi, perché questa roba qui, signori miei, porta, cioè mangiare dentro che buttano dentro, a parte i pantaloni medicinali, quella roba lì di una casa di riposo, ma porta anche scarafaggi. Abbiamo avuto problemi con i topi, di sera qui ci sono i topi, perché è normale, dove c'è spocchizza, dove c'è mangia c'è anche topi. E il discorso è che i signori della Santa Sara, questi bidoni qua avevano il posto giù da via Barrila giù al garage, perché sono sempre stati lì. Poi da quando hanno fatto alcuni lavori qua, d'accordo con i signori dell'ALER, perché questo è tutto un accordo, che i signori dell'ALER lo sanno, l'abbiamo fatto segnare più di una volta all'ASL, ai signori dell'ALER, ma come si dice, cane non mangia cane, ognuno fa le leggi a modo loro. Noi lo sappiamo tutti che questi bidoni qua non sono igieni né per i bambini, né per le persone anziane, per nessuno, perché non sono a nome di legge. Per cui devono prendere provvedimenti di togliere questi bidoni, di metterli dove stavano una volta, se no fanno un posto adatto a questi bidoni dove sono chiusi, c'è una circolazione di aria dentro, come ce l'abbiamo noi lì giù, di qua, noi abbiamo la nostra spazzatura, i signori di qua hanno la loro spazzatura, però noi dobbiamo subire questi bidoni e si vede, in estate non si può stare, io abito lì e non si può respirare. Devo stare chiuso dentro perché la puzza arriva fino a casa. Spero con questi interventi che riusciamo a risolvere bene qualcosa. Perché abbiamo provato a chiamare l'ASL, ma se io dell'ASL vogliono dei soldi per uscire fuori. Perché se non paghiamo, non cacciamo i soldi, non vengono fuori. Purtroppo noi, le nostre possibilità, non possiamo cacciare i soldi. Chi è disoccupato, chi non lavora, eccetera. Allora, torniamo, scusatemi, a un discorso. È possibile anche che una ASL chieda dei soldi per venire fuori in una situazione di violazione proprio palese? Perché qui manca l'isola ecologica. Cos'è l'isola ecologica, per chi non lo sa? È quella bella strutturina in cemento chiusa con le prese d'aria e con la porticina dove si tengono dentro i rifiuti. Solitamente non sta attaccata alle case, ma è in una zona isolata che permette appunto di far vivere le persone in una condizione di qualità dell'aria e di igiene ottimale. Comunque andiamo avanti, andiamo a vedere invece le isole ecologiche vere, quelle fatte bene, che ci sono comunque in questo palazzo. E adesso andiamo a vedere i locali a norma, l'isola ecologica di via Barrili 6, che è quella collegata a tutte le scale, ha un lungo corridoio, poi vedrete le immagini di Paolo Rusconi, andiamo. Iniziando dal numero civico 6 di
l'edificio A, B, C, D, E, F. Cioè praticamente sono tutti collegati con un'unica pattumiera che sarebbe questa qua che abbiamo visto poco fa. Perfetto, praticamente tutti i cittadini di questi stabili fanno questo percorso un po' complicato, diciamo, però comunque esiste per portare le cose all'isola ecologica quando le portano, perché purtroppo vediamo anche che c'è parecchia roba che non dovrebbe stare qua. Ed eccoci, siamo qui sempre per questa situazione dell'immondizia abbandonata, questa grandissima schifezza che hanno creato in questo cortile, e siamo qui con una cittadina che abita qui. Presentati, dici qual è il tuo problema. Ciao, sono Monica, io abito qui, ho tre bambini di cui uno è cardiopatico, ha problemi respiratori e ha vari ogni volta, ogni mese, ogni 2-3 settimane finisce in ospedale per problemi respiratori. Prende varie medicine per... Diciamo che quest'estate allora ve la siete passata male con questi cassonetti che... Vabbè, l'odore si sentiva. Io infatti tengo le camerette, le finestre delle camerette chiuse sempre perché è per l'odore. Beh, insomma, dopo aver sentito anche questo, che dobbiamo dire? Parliamo ai responsabili, parliamo al sindaco, l'assessore, fateci sapere qualcosa, sta situazione non può andare avanti. Seguiteci. Adesso abbiamo visto tutto quello che non va in questa struttura, siamo qui con l'amico Emanuele Santamato del Comitato. Sì, salve, sono Santamato dell'Associazione Rinasci Futuro e ci occupiamo anche di monitorare le situazioni della cittadinanza e di aiutare i cittadini in difficoltà, di vedere come possiamo dare una mano. Ecco, per sbrogliare i casi un po' difficili mettendo le persone in rete tra di loro. E adesso, ecco, informati di questa situazione che ci è stata così bene illustrata, e cerchiamo di capire anche la controparte, come la vede, quindi di vedere l'altro lato della medaglia, insomma, di cercare un dialogo, un confronto anche con chi appunto gestisce di fatto materialmente i rifiuti che si sono accumulati indebitamente in questa spazio. Struttura. Insomma. E come vi ha spiegato lui, adesso proviamo ad avere un primo contatto con qualche responsabile di questa struttura. Andiamo, seguiteci. Siamo ritornati, siamo andati a vedere se qualcuno poteva risponderci, se c'era un delegato, un responsabile. Purtroppo non l'abbiamo trovato, abbiamo comunque parlato con qualcuno dell'interno, sanno che c'è questo problema, i cittadini hanno detto quello che dovevano dire. Emanuele, adesso andremo avanti per questa situazione. Adesso tocca a noi non mollare l'osso e continuare a insistere, a trovare tutte le vie possibili perché ci sia si apra un tavolo di dialogo con l'ente che mette in essere questa situazione. Speriamo adesso a breve avremo un incontro, speriamo di riuscire a smuovere un pochettino, a trovare se non subito una soluzione, un percorso insomma da fare per togliere questo increscioso problema dei inquilini che insomma già hanno i loro fatti difficili da affrontare, non meritano di avere anche da combattere con una cattiva igiene prodotta da altri. Ok, così vi abbiamo detto praticamente quello che è successo all'interno, siamo stati anche un po', ci è stato fornito il numero del direttore, abbiamo fornito le nostre generalità, chiaramente come sempre siamo persone civili educate. Benny, chiudi tu, qui direttamente dal cortile di casa tua, cosa ti aspetti prossimamente? Spero legalità innanzitutto, e rispetto nei nostri confronti, nei nostri cari, figli, nipoti, insomma bambini che ci giocano in questa purita ingenicità. Darci da una mano quello che chiediamo, sperando che arriviamo a un buon dialogo con queste persone. Ok, per oggi è tutto. Dal Municipio 5, via Nera, via Barilli, vi salutiamo, alla prossima City Report.